Eccoci qua con Samir Handanovic. Samir, partita tosta, come ci si aspetta in casa dell'Atalanta? Sì, lo sapevamo, è sempre così qua. Non è mai semplice giocare con loro, poi soprattutto dopo partita di mercoledì dove si è speso tanto. Un buon punto, anche se alla fine potevamo anche vincerla, però partita penso che alla fine sia giusto. Noi fisicamente meno brillanti del solito, però abbiamo cercato e provato di fare il nostro gioco, le nostre giocate. Capitano, devo parlare anche delle due parate che hai fatto su Pessina e Muriel. Il mio lavoro è di fare portiere e di parare quando c'è occasione. Magari oggi magari erano un po' più difficili e va bene, sono contento di questo, che ho parato, che è nostra porta è stata inviolata e che alla fine prendiamo punto a Bergamo. Samir, stasera hai giocato la tua partita numero 350 in Serie A per Inter, sei il primo portiere interista a raggiungere questo traguardo. Bene, ci sono ancora partite da fare, quindi raggiungiamo anche altre cifre. Ciao Samir, complimenti per la prestazione, per i tuoi interventi. Volevo chiederti quale delle parate che hai dovuto fare questa sera è stata quella più complicata, secondo te, tra i 3-4 grandi interventi che hai fatto? Ciao Marco. No, vabbè, parate sono tutte complicate, poi sempre difficile parlare quale è stata più complicata. Secondo il mio punto di vista, quella su Muriel non è una parata semplice, e poi soprattutto come tira lui, quindi quella lì. Ciao Danilo. Ciao, buonasera a tutti. Danilo, prima domanda, qual è la sensazione nello spogliatoio? Punto guadagnato o punti persi? Allora, noi c'è da dire che ogni volta che scendiamo in campo puntiamo alla vittoria, a prescindere da chi affrontiamo. E quindi per noi sono sempre 3 punti persi quando non vinciamo. Detto questo, però, dopo la partita di questa sera c'è da fare anche merito all'Atalanta, perché ha fatto un'ottima partita, è stata una bella partita, intensa, con occasioni, e quindi penso sia stato un punto giusto e che nessuna delle due squadre può recriminare. Intanto Dani, ti faccio i complimenti perché oggi hai giocato la tua partita numero 200 in Serie A per l'Inter, un bellissimo traguardo. Bellissimo traguardo, sono orgoglioso di questi numeri, però si punta sempre al massimo e delle partite alla fine restano i trofei e non le partite, quindi speriamo di alzare altri trofei insieme. Domanda da studio? Ciao Dani, complimenti per la partita, volevo chiederti se secondo te questo punto è alla fine di un campionato può risultare determinante, pesante, per come è avvenuto, per come è arrivato, comunque tutte cose positive, non avete subito gol, uscite da Bergamo ancora con la rete inviolata, per le difficoltà che c'erano a inizio gara può essere un punto che potrebbe risultare fondamentale poi in futuro. Sì, quando per arrivare ai piani alti bisogna partire dai piani bassi, quindi ogni piano è importante, ogni punto è importante, e soprattutto se fatto poi a casa dell'Atalanta, dove loro comunque, soprattutto in casa, hanno dei numeri straordinari. Noi, come ho detto prima, puntavamo alla vittoria perché è questa la mentalità che ci portiamo dietro ormai da qualche anno e ci ha portato grandi soddisfazioni. Però ogni punto è un punto guadagnato. Ultimissima da parte mia, è stata una settimana molto dispendiosa, però bisogna recuperare velocemente perché adesso testa la Coppa Italia e l'Empoli. Dani? Sì, l'Empoli è sicuramente una partita difficile perché è una partita secca, e quindi una partita secca può succedere sempre qualsiasi cosa. E detto questo, è normale che noi siamo l'Inter, vogliamo arrivare alla fine di ogni competizione, però non sarà una partita semplice, perché comunque l'Empoli sta facendo bene in campionato, ha una certa identità, gioca da qualche anno insieme. Non sarà una partita da sottovalutare, ma come d'altronde noi non sottovalutiamo più nessuno già da un bel po'. Grazie Danilo. Grazie, grazie a voi. Ehi, non aspettare, iscriviti subito al nostro canale YouTube.